Arrivano i titoli dei prossimi telegiornali. Professore, lei rimanga con noi. Arriviamo presto a parlare del crollo del mercato immobiliare e dell'aumento dell'invenduto. Intanto sentiamo come ha aperto Rai News 24. E allora il TG5, se Rai News 24 non è pronto. Per riforma del lavoro il Consiglio dei Ministri ha appena autorizzato la fiducia, la sinistra PD attacca, ci saranno conseguenze politiche. Poletti lavora un maxi emendamento, Renzi punta al risultato entro il vertice europeo di mercoledì. Sul Jobs Act Renzi vede i sindacati domattina alle 8 alle 9 le imprese. Camusso attacca, siamo pronti al confronto ma anche al conflitto e ironizza, un'ora sola ti vorrei. Forza Italia, così com'è il testo non va, restiamo alla finestra. Sprechi e disparità enormi nei 50 miliardi l'anno spesi dagli ospedali italiani, dalle attrezzature ai medici alle bollette. Solo per le pulizie il Cardarelli di Napoli paga quasi il triplo del Sant'Orsola a Bologna. Aperta un'inchiesta sull'infermiera che al pronto soccorso a Voghera ha negato a due ventenni la pillola del giorno dopo. Lei si difende, l'ho fatto per motivi di coscienza, ora rischia il posto di lavoro. Guida ubriaco contromano a Velletri e travolge due minorenni in motorino. L'uomo è stato denunciato ma è a piede libero, i due ragazzini sono gravissimi. Ed ora siamo pronti per sentire Rai News 24. La bandiera nera dello Stato Islamico sventola alla periferia di Kobane, conquistati i quartieri a est, ma i curdi continuano a difendere la città siriana al confine con la Turchia. Il Papa apre il sinodo della famiglia con uno dei temi più difficili, quello dei divorziati risposati civilmente, appartengono alla Chiesa, si afferma nella relazione generale. Inarrestabile il contagio del virus Ebola, oltre 120 morti in 24 ore in Sierra Leone, sabato scorso il giorno più nero, un'infermiera spagnola di Madrid sarebbe stata infettata, scrive El País. Jobs Act, ipotesi fiducia sul testo della legge delega, è la nostra emergenza, dice Renzi, che domattina incontrerà le parti sociali. E allora prendiamo ora dalle agenzie che non è più un'ipotesi, come in tanti ci aspettavamo, la fiducia ormai è una certezza, il Consiglio dei Ministri ha deciso che sul Jobs Act autorizza la fiducia e leggiamo che ci sono tensioni nel Partito Democratico. Crollo del mercato immobiliare, dicevo, non ha ancora toccato il fondo. Da un'inchiesta pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore emerge che negli ultimi due anni lo stock dell'invenduto è cresciuto del 10%. Si parla di un'offerta di 540.000 abitazioni e una su quattro è nuova. Alla Spezia e a Trieste le situazioni peggiori e a poco sembra servire l'incentivo previsto nel recente Sblocca Italia con un bonus per chi acquista per dare in affitto a canone concordato. Allora, c'è con noi Paolo Righi, presidente della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari. Righi, perché questa situazione a macchia di leopardo tra le diverse province italiane, tanto per cominciare? La situazione è diversa laddove gli imprenditori hanno voluto costruire di più e dove le banche a suo tempo hanno concesso in determinate aree quei famosi mutui subprime che hanno permesso poi il verificarsi della bolla del 2008. Quindi province più spagnole di altre, diciamo. Esatto. Lei che trend prevede per i prossimi mesi? Il tema è questo, nei prossimi mesi non prevediamo nessun tipo di rasserenamento del mercato, prevediamo ancora un calo perché il peso fiscale sulla casa è assolutamente oppressivo nei confronti delle persone che oggi non hanno reddito per mantenere la casa. Cioè, il problema è che la pressione fiscale non permette più a certi redditi di mantenere la seconda o la terza casa. Parlo dei beni ereditati, parlo di quei beni che vengono nella proprietà delle famiglie per eredità. Anche perché questa è la stagione in cui i figli cominciano a ereditare tutti gli acquisti immobiliari che sono stati fatti negli anni del boom economico dai loro genitori. Fratelli che magari poi devono confrontarsi anche con la suddivisione di questi beni. Esatto, e si sta verificando un fenomeno che ha preso piede nell'ultimo anno in cui qualcuno ha scoperto una piccola norma del codice civile che praticamente dice che una casa non può diventare di nessuno e cedono le case avute in proprietà allo Stato che è obbligato a recepirle perché non hanno i soldi per mantenerlo, come ad esempio di questi 540.000 immobili non fanno parte tutti i capannoni industriali
che oggi le piccole imprese non riescono a mantenere e di cui non riescono a pagare la TASI, per cui l'operazione che sta prendendo piede anche qui è quello di scoperchiare il capannone per renderlo inutilizzabile, sì, e almeno mallevarsi dal pagamento delle tasse. Righi, ascolti con noi il prossimo intervento da parte di un ascoltatore, anche lei professor Pammolli. Stefano chiama da Forlì, buonasera Stefano. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Il problema degli immobili è notevole, è enorme, come diceva il suo ospite. Se io avessi 100.000 euro ereditati in banca, pagherei per il capitale circa 200 euro all'anno. Se ricevo un immobile di 100.000 euro di valore, pago circa 1.000 euro l'anno di tassa di capitale, indipendentemente dal reddito che mi genera. Con questo tipo di tassazione, frustrante per chi ha una casa, si sono creati poi dei meccanismi in cui si tende a favorire chi ha le imprese che hanno dell'invenduto, per cui per esempio dopo 2 anni potevano non pagare più l'IMU su questi immobili, ma un privato che invece cerca ugualmente di vendere questi immobili non ha queste facilitazioni. Sì. Il colpo di grazia è proprio l'ultimo decreto, questo pseudo sblocca Italia, in cui si dà un'ulteriore alterazione del mercato normale perché si favorisce, dando un rimborso sostanzialmente in riduzione delle tasse a quelli che acquistano un immobile per metterlo sul mercato ad affitto controllato, e così tutti quelli che non riescono o ad avere un immobile nuovo o a ristrutturarlo, sì, si trovano ulteriormente penalizzati. È mai possibile che il governo non riesca ad essere equo o almeno non taccare tutti, Stefano, i danni che già ha fatto in questo mercato? Grazie, grazie a lei Stefano per intervenire. Ha chiamato il 335, ha mandato un messaggio, non so se ha mandato un SMS o un WhatsApp, vanno bene tutte e due, al 335-699-2949. Nel testo del messaggio ha scritto che voleva intervenire sulla casa, cosa che potete fare anche voi per i prossimi 5 minuti. Poi si parlerà di ISIS nel caso vogliate intervenire, e poi ancora dello spionaggio della DDR contro l'Italia. Ecco, prima che Righi e Pammolli rispondano, faccio parlare Roberto, Roberto da Pordenone. Buonasera Roberto. Buonasera, volevo intervenire in merito alla... Lo può fare, la stiamo ascoltando. Sì, l'edilizia si dimentica molto spesso di un aspetto legato all'edilizia, che è il consumo di territorio. E fa così amarezza sentire sempre parlare di questa crisi come di un qualcosa di assolutamente nefasto, quando in realtà dobbiamo sempre ricordare che ci sono milioni di appartamenti fitti e che la sì, è quello che stavo dicendo, sì, sì, ok, sentiamo quanti sono, 540.000 dicevo sono le abitazioni invendute. Roberto, grazie. Allora, io vorrei sapere dal professor Pammolli come valuta questa situazione della quale stiamo discutendo, e poi lo chiederò anche a Righi, ma lo chiedo a Pammolli, come valuta questo sblocca Italia, che per alcuni ascoltatori, come Stefano che ha chiamato da Forlì, è un po' una presa in giro. Professore, intervento sintetico. Sì, dopo una politica di fatto di una casa per tutti, che ha avuto certe analogie, ha avuto alcune analogie anche se meno pronunciate con le bolle che si sono verificate sul mercato immobiliare negli Stati Uniti e in Francia, la nostra è cresciuta più gradualmente nel corso del tempo, noi ci troviamo con un eccesso di investimento del risparmio passato sul patrimonio immobiliare e con un sottosviluppo di altre componenti dell'allocazione del risparmio, pensiamo ai fondi pensione che nel nostro paese sono rimasti sottosviluppati per lungo tempo, quindi c'è stata un'allocazione del risparmio sugli immobili, e dopodiché ora ci troviamo in una situazione in cui le famiglie devono attingere a quel monte di risparmio perché i redditi sono calati, e qui abbiamo da un lato gli aspetti fiscali che citava il nostro ascoltatore precedentemente, sì, e d'altro lato abbiamo anche appunto un eccesso di offerta di immobili e quindi abbiamo una difficoltà a collocare quegli immobili al prezzo di acquisto originario o alle aspettative di ritorno che gli individui hanno. Sì, il prezzo d'acquisto originario, Paolo Righi, è dimenticato da tempo o no?
è dimenticato da tempo, e c'è un altro fenomeno ancora più grave che è quello delle aste immobiliari, quindi i prezzi nel giro di 6-7 anni sono calati del 35-40%, oggi sul mercato ci sono prezzi veramente convenienti. Ripeto, il problema non è l'acquisto, oggi i prezzi sono coerenti, si abbasseranno ancora di poco. Il problema è che la tassazione complessiva sull'immobiliare è passata da 10 miliardi a 30 miliardi e questo è insostenibile per delle famiglie di medio reddito. E lo sblocco Italia non sblocca nulla, ecco, perché come diceva l'ascoltatore prima, il famoso sconto del 20% su 300.000 euro è riservato solo a immobili in classe A e B acquistati da costruttore. Il problema è che sono un numero talmente esiguo questi immobili che praticamente la norma ha un buon indirizzo ma non troverà applicazione. Noi abbiamo emendato questa norma e abbiamo chiesto al governo di estenderla a tutti gli immobili, allora forse qualcosa si sbloccherà. Vi saluto tutti e due, grazie. Paolo Righi, presidente della FIAIP, e Fabio Pammolli, economista professore all'IMT di Lucca. C'è una lunga pausa per dare spazio alle informazioni del traffico e del tempo. Noi ci ritroviamo subito dopo per parlare di ISIS e di Stasi, quanti acronimi e quante sigle. Chiamate, anzi, mandate un messaggio o un WhatsApp al 335-699-2949. Scrivete ok, a noi basta. Zapping. Professor Parsi, buonasera. Telefonico e richiamare, oppure richiedere l'intervento. Non è lui, vi giuro che non è lui. Allora, aspettiamo il professor Vittorio Emanuele Parsi, direttore della SERI, della Cattolica di Milano, per cominciare a parlare con lui di quello che sta succedendo al confine fra la Siria e la Turchia per quanto riguarda la lotta, la guerra all'ISIS. Mentre aspettiamo, diamo un'occhiata alle aperture delle pagine web. Il governo chiede la fiducia sul Jobs Act, la minoranza PD dice ci saranno conseguenze politiche. Questa è l'apertura della Stampa, sapete che la notizia si riferisce al Consiglio dei Ministri che è finito da poco. E poi la Repubblica, il governo chiede la fiducia sul lavoro, minoranza PD attacca, conseguenze politiche. Insomma, i giornali, e sicuramente sentiremo tra pochissimo anche dal TG2, si stanno concentrando su di questo. Professor Parsi, buonasera. Buonasera. Prima l'ho chiamato, ho sentito la signorina del telefono, era caduta la linea. Senta, li vogliamo fare gli auguri alla radio che oggi compie 90 anni, anche noi non possiamo sottrarci a queste celebrazioni, tra l'altro mentre aspettavo di parlare con lei abbiamo sentito anche Totò. La radio, Parsi. Beh, direi che intanto forse lo strumento di comunicazione di massa che per primo ha portato la gran parte della cittadinanza a contatto con le notizie. Questo credo che sia un fatto innegabile, ma è anche una cosa che si rinnova continuamente. Mi pare che la radio conosca una eterna giovinezza. La ringrazio per queste parole. Allora, dicevamo, con lei per parlare di quello che sta succedendo sugli scenari medio orientali, e oggi mettiamo a fuoco tra Siria, al confine tra Siria e Turchia, perché sulla città di Kobane sventola la bandiera dell'ISIS, due per la precisione, e la Turchia, che secondo il Times avrebbe ceduto oltre 180 jihadisti in cambio della libertà per una cinquantina di diplomatici di Ankara, si starebbe muovendo con le truppe di terra. Professor Parsi, l'ex capo del Pentagono e della CIA Leon Panetta prevede che la guerra all'ISIS durerà 30 anni, è troppo pessimista? Forse 30 anni no, però non sarà certo una cosa veloce, lo stiamo già vedendo in questo momento, ma anche perché i bombardamenti aerei da soli non bastano, non sono mai bastati sostanzialmente a chiudere nessuna guerra, con l'eccezione di quella del Kosovo che fu molto particolare, e però d'altra parte sul terreno non se ne vedono, e chi parla di voler mettere truppe non occidentali deve essere consapevole che i paesi arabi hanno eserciti che non sono in grado di fatto di combattere una guerra impegnativa. I due grandi eserciti della regione sono stati distrutti in questi anni, uno dall'esercito iracheno, l'altro dall'esercito siriano. Quali sono le differenze col Kosovo, professore? Beh, nel Kosovo abbiamo per interlocutore un capo di uno Stato, per quanto uno Stato capo autoritario, però un capo di uno Stato che aveva una responsabilità complessiva nei confronti dei suoi cittadini.
Qui siamo di fronte a una formazione politica che si definisce Stato, ma semplicemente a spregio, per così dire, e i cui leader non hanno certo delle responsabilità nei confronti delle popolazioni che amministrano, per cui la pressione su Milosevic avvenne attraverso i danni che si provocavano alle infrastrutture della Serbia tutta. E qui possiamo badare quanto vogliamo, ma quelli che eliminiamo sono sempre molti di meno rispetto a quelli che arrivano da oltre frontiera attratti da questa guerra proclamata dal califfo. Sì. Sentiamo, ci sono molti ascoltatori che si sono prenotati per parlare con lei, tutti inviano un sms o un whatsapp al 335-699-2949, fra pochissimo inizia il TG2, quindi sentiamo i titoli, anzi probabilmente, ecco, datemi l'audio perché stanno cominciando adesso, li sentiamo insieme. Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la fiducia sul voto in Senato sulla riforma del lavoro. Renzi domattina incontra le parti sociali. La minoranza PD dice ci saranno conseguenze politiche. Dopo giorni di violentissimi scontri, la bandiera del califfato islamico issata sulla cittadina siriana di Kobane, ai confini della Turchia, la resistenza curda allo stremo. Dal sinodo sulla famiglia, prima per cura ai divorziati, appartengono alla Chiesa e hanno diritto di essere accompagnati. L'invito del Papa alla schiettezza nel dibattito. Approfondimento del TG2 sulle periferie difficili. Ecco qua, sempre tre i titoli principali del TG2, titoli più sintetici per questa testata. Abbiamo sentito che c'è anche l'argomento che stiamo affrontando ora, che è appunto le bandiere dell'ISIS su Kobane. Quattro sono diventati gli ascoltatori. Cominciamo da Carlo, dalla provincia di Roma. Da dove, Carlo? Castelmadama, buonasera. Buonasera, Castelmadama. Dica, Carlo. Allora, innanzitutto voglio fare gli auguri all'anniversario della RAI, quindi auguro a tutti voi. Grazie. Fisicamente la RAI. Dunque, il tema... Radio RAI, per la precisione, perché è questa che cominciò a lavorare il 6 ottobre del 1924. Sì. Naturalmente esatto. Si parla di 90 anni del broadcast, non dell'invenzione della radio. Prego, Carlo. La ringrazio. Volevo dire, il problema dell'ISIS, quindi diciamo dell'affermazione di questo califfato, secondo me purtroppo è la conseguenza di un errore dell'Occidente, in particolare purtroppo dell'America, perché in realtà noi ci siamo sempre immischiati in problemi che dovrebbero essere panarabi, cioè della costellazione dei paesi arabi. Ad esempio l'America ebbe un grosso successo col piano Marshall quando intervenì in Europa, e questo diciamo successo ha portato purtroppo ad avere una visione interventista in ogni situazione. Io credo che questo sia un problema che riguarda esclusivamente il mondo arabo, e se l'Occidente non avesse messo piede lì, parlando anche dell'amministrazione Bush ovviamente, sì, quello che ha fatto, sicuramente non saremmo arrivati a queste conseguenze estreme. Queste sono contrapposizioni ideologiche, sociali e politiche che abbiamo fomentato noi, essendo troppo presenti in territori in cui non dovremmo essere presenti. Grazie, grazie. Professor Parsi, lei condivide questa analisi? No, non sono d'accordo in questo caso, nel senso che in realtà queste contrapposizioni, che pure sono interne al mondo arabo, sono fomentate da attori locali. L'Arabia Saudita ha svolto un ruolo fondamentale nel portare, diciamo così, in auge il fondamentalismo politico. E d'altra parte va anche detto che noi questa volta non vogliamo intervenire, per così dire. Siamo stati costretti a intervenire dal fatto che localmente non si riesce a risolvere la situazione. Sono gli stessi arabi, compresi i sauditi, che hanno alimentato, diciamo così, questo fenomeno, sono spaventati di quello che sta succedendo. Non dobbiamo dimenticare che non possiamo lavarci nelle mani, perché se tutti i regimi della regione sono messi a repentaglio da una cosa come l'ISIS, dovremo conseguenze altrove rispetto alla regione. Sì. Sentiamo Carlo, dalla provincia di Napoli. Carlo, tocca a lei, buonasera. No, Mario, chiedo scusa, Carlo ha già parlato. Mario, tocca a lei, buonasera. Buonasera Mario. Intanto auguri a Radio Rai, che compie 90 anni di vita. Il mio era più che altro una riflessione che volevo sviluppare insieme a Professor Parsi. Per quanto riguarda queste guerre, per quanto riguarda la religione islamica in particolare, secondo me l'ortodossia islamica, che non è integralismo ma è ortodossia, nasce dal fatto che, come teorizzava il professor Mario Antoni, in realtà non si tratta di una sorta di immutabilità del dogma che viene trasmesso attraverso l'insegnamento. Sì. Senta, ma lei sta parlando col viva voce forse, Mario? Sì,
sta parlando con più la voce. Cioè, ci dia una mano, per favore, prenda il telefono. Ma sì, va meglio, sì, riprenda. Sì, allora. Perché era in auto accostato. Bravo. Dicevo... Magari non è vero, ma ci fa piacere pensarlo, dica. Il problema dell'Islam nasce da questo fatto, secondo me, che mentre la religione islamica viene dettata da Allah a Maometto, quindi Maometto in questo stato di semicoscienza recepisce l'insegnamento religioso e lo traduce nel Corano, e siccome il Corano definisce in che modo bisogna abbigliarsi, in che modo bisogna andare in guerra, in che modo bisogna vestirsi, il problema è che è indiscutibile l'insegnamento coranico, la dottrina coranica, perché non posso contraddire l'insegnamento di Maometto, in quanto Maometto è l'autore di un messaggio divino, mentre per la religione cristiana e cattolica e le altre religioni, concludo, noi, i testi sono ispirati alla vita della divinità, quindi oggi io posso discutere se la parabola del figlio prodigo ha un significato interiore piuttosto che un significato spirituale. In quel caso il problema è che non esiste l'integralismo islamico, ma si tratta semplicemente di ortodossia, quindi noi siamo obbligati ad intervenire in quegli scenari, perché è diventato un problema dilagante. Vittorio, grazie Mario. Vittorio Emanuele Parsi, che cosa ne pensi? Dico due cose. Da un lato è vero che c'è una carenza di teologia, per così dire, nell'Islam. Questo è un fatto che viene denunciato anche da eminenti teologi musulmani in anni recenti, alcuni di cui hanno operato o con la vita o subendo attentati molto gravi, dovendo scappare dall'Egitto, andando a vivere in Olanda, per aver semplicemente sostenuto appunto che c'è un fatto interpretativo. E questo è vero. Però va anche ricordato che l'Islam, qualunque prodotto culturale, non è un monolito immobile. Si è evoluto, cambia, continua a cambiare. Non dimentichiamo che i cinesi hanno conosciuto stagioni molto buie in cui nel nome di una religione sono stati compiuti in inenarrabili massacri. In Germania la guerra dei 30 anni, tra il 1918 e il 1948, tra cattolici e protestanti, spopolò il paese, ridusse la Germania a un saldo negativo demografico che verrà recuperato solo a metà dell'Ottocento. Qui non dobbiamo guardare agli altri come, diciamo così, delle eccezioni diverse. Allora, sull'ISIS gli ultimi tre ascoltatori e poi chiediamo al professor Parsi di rimanere comunque con noi a parlare con l'autore del libro sugli spionaggi della Stasi ai danni dell'Italia. Walter da Carbonia, Stefano da Roma e Andrea da Trieste. Walter, buonasera. Buonasera, auguri a tutti, il programma è sempre bellissimo. Grazie. Ecco, volevo dire questo, io penso che occorre veramente lottare contro il terrorismo, contro questa violenza così forte, così. Però io penso che ci sia anche anch'io mi associo con qualche ascoltatore che diceva della responsabilità dell'Occidente. In fondo vediamo che nel nostro Occidente si vive un po' come se Dio non esistesse, ci sono delle povertà, oltre che materiali, anche di tipo spirituale, culturale, e quindi io credo che forse occorre anche vedere anche questo aspetto. È colpa nostra, quindi, Non è colpa nostra, certo, però forse abbiamo anche noi delle responsabilità. Va bene, sentiamo anche dal professor Parsi quali potrebbero essere, ma facciamo parlare prima Stefano e Andrea, così riflettiamo su tutti e tre questi interventi che faranno. Stefano, buonasera. Stefano. Sì, buonasera. Prego. Può parlare. Voglio parlare dell'ISIS. Sì, prego. Allora, prenda fiato Stefano, sentiamo Andrea. Prego Andrea. Sì, buonasera. Buonasera. Sottoscrivo in toto la telefonata dell'ascoltatore di Carbonia, perché ritengo Trieste una città civilissima, eppure una città incivilissima allo stesso tempo, e mi accorgo che la nostra società è sempre più... non è un esempio, ecco, non è sicuramente un esempio per le nuove generazioni, immagino anche per quelli immigrati. Adesso io non voglio dilungarmi, volevo solo dire che sottoscrivo quello che ha detto lui e allo stesso modo quello che aveva postato Di Maio sulle responsabilità comunque dell'Occidente, storiche. Non andiamo a rimangare queste cose qua. No, all'arma. No. Ho capito, fermiamoci a Walter, fermiamo a condividere Walter. La conclusione era... che comunque a me questa terza guerra mondiale, così l'ha definita il Papa ed è stato l'unico che ci ha avuto il coraggio, fa abbastanza paura, perché questa gente, come mi ha detto
una collega di lavoro, questa gente, non in modo razzista, dico, ma mi fa, perché questi mi fanno più paura dell'atomica di Putin, perché questi non hanno paura di morire. Ecco, grazie così. Andrea, grazie. Allora, la linea di Stefano di Roma è pessima, quindi fermiamoci a Walter e a Andrea e chiedo al professor Parsi. Uno, è colpa nostra in un qualche modo. Due, il fatto che, come ha detto Andrea, tra virgolette, questi non hanno paura di morire è un aggravante. No, credo che sia colpa nostra, in questo caso veramente è un conflitto interno a quel mondo, poi è chiaro che evidentemente viviamo in un mondo altamente interdipendente, per cui è ovvio che le cose che sono successe sicuramente se ne abusano in precedenza, anche la prima guerra mondiale, la spartizione dell'impero ottomano, possiamo risalire indietro quanto vuole, c'è una delle corresponsabilità di tutti su tutto, questo è evidente. Non riesco a capire quale possa essere il nesso, diciamo, con una visione laica e secolare della vita in Occidente, che semmai è quella che ci ha consentito di poter avere rispetto all'esperienza religiosa un'esperienza gioiosa e pacifica e non aggressiva e intollerante, come invece era stato per tantissimi secoli la tradizione anche in Occidente, per cui venga la laicità e venga la secolarizzazione, semmai quelle società si dimostrano che dove ci tocca laicità tocca secolarizzazione, sì. L'utilizzo politico della religione anche in termini violento può essere molto molto maggiore. Fanno paura questi, ma fanno paura tutti i conflitti asimmetrici, tutti i conflitti in cui il nemico sembra a non avere nulla da perdere se è disposto a correre qualunque rischio. Sì. Però parliamoci chiaro, non credo che la civiltà occidentale sia minacciata dalla resistenza dell'ISIS. È una cosa fastidiosa, è pericolosa, ma non è una minaccia letale. Allora, professore, che fa? Si ferma per 10 minuti ancora a parlare della ex DDR? Ma molto volentieri. Molto volentieri.